Allora, buonasera mister, conferenza stampa prepartita, Monopoli Ternana, finalmente ci siamo. Domani l'esordio del Monopoli nei playoff, come solito, ultime conferenze stampa post lockdown, le giro le domande inviatemi dai colleghi. Partiamo con Domenico Di Carlo, di Canale 7, mister, tutti disponibili ed arruolabili? Prima domanda sua. Abbiamo avuto qualche problemino in questi giorni. Mi riservo, insieme allo staff sanitario, di sciogliere eventuali dubbi e riserve domani mattina quando faremo la rifinitura. Qualche problemino c'è stato, però speriamo di risolverlo entro domani. Mister, a Terni la partita si vinse soprattutto sulle fasce, tant'è che a Venezia il Gallo fu più coperto. Pensa che sarà ancora lì la chiave sugli esterni? Ma potrebbe essere, ma ci sono tante posizioni del campo con tanti giocatori forti in tutte le squadre, non si può vincere o perdere la partita. Sono due squadre che hanno un centrocampo forte, delle difese solide e degli attacchi importanti. Quindi è chiaro che forse come roster la Ternana, l'ho sempre detto dall'inizio, se ti ricordi, ho sempre sostenuto la Ternana una delle squadre più forti del campionato per l'abbondanza della rosa, per il bel gioco espresso sempre, perché la Ternana è una squadra che ha sempre giocato un buon calcio, ma per il grande talento che ha nella fase offensiva, una squadra che ha un terzino sinistro che è uno dei giocatori più tecnici del campionato, forse il vero regista di questa squadra addirittura. Quindi una squadra, limitarsi a dire sulle fasce vinceremo o perderemo la partita mi sembra un po' troppo restrittivo. Ci sono, sapete, conoscenza, 100 persone collegate al momento. Mister Flavio Insalata, Antenna Sud, ormai ci siamo, dopo un mese di allenamento, come arriva il Monopoli alla sfida di domani? Questa è la vera grande incognita, perché noi domani sono esattamente 4 mesi che non facciamo una partita seria e questo sicuramente può farci trovare un po' più freschi, ma nello stesso tempo anche un pochino più arrugginiti a livello mentale, non abbiamo più avuto lo stress della partita. La Ternana ne ha già fatte tre, più un'amichevole con la Lazio mi sembra importante. Quindi troviamo una squadra rodata, mentalmente già pronta a queste pressioni dei playoff, che ha passato in 2 turni pericolosi con Avellino e Catania. Quindi noi arriviamo, mi sembra bene, abbiamo fatto un lavoro, l'ho detto già nelle conferenze stampa precedenti. Non sapremo ancora se il lavoro studiato sarà quello decisivo. Credo di sì, mi sembra di dire che la squadra stia arrivando tonica, fresca, con la gamba giusta. E l'aspetto mentale è proprio che sia quello che farà la grande differenza domani sera. Sempre Flavio Insalata, lo 0-2 dell'andata costrinse Gallo con difesa a 3 al ritorno ai veneziani. Nelle prime due gare però gli umbri hanno schierato la difesa a 4, variando qualcosa a centrocampo in attacco. Che Ternana si aspetta domani? Mi aspetto una Ternana di grande personalità che verrà a provare a fare la partita, avendo un solo risultato a disposizione. A volte è uno svantaggio, ma io ricordo l'anno scorso noi in Reggio Calabria, a livello mentale fu più facile prepararla perché non potevi fare altro che vincere, quindi la preparammo e eseguimmo perfettamente tutte le dettami tattici. Poi vabbè, un gol balordo ci privò della qualificazione. Verranno qua a giocare, è la loro partita di personalità, di palleggio, di grandi azioni offensive, di densità centrale, quindi mi aspetto una Ternana che dopo lo spavento insomma, col Catania si sia un po' ritrovata. Ecco. Luca Sardella, Gazzetta dello Sport, quale vantaggio pesa di più? Quello della Ternana di avere già 3 partite nelle gambe dopo la ripresa o quella del Monopoli dovuto alla freschezza di essere la prima sfida playoff a rispetto degli umbri che l'hanno scampata bene con il Catania appena 3 giorni fa? Ma guarda, io non lo so sinceramente se chi ha del vantaggio. Da una parte noi abbiamo riposato, ci siamo preparati bene con tutti i lavori specifici, dall'altro però ci manca veramente la partita, la tensione, l'adrenalina della gara, non ce l'abbiamo, 4 mesi sono tanti, non è mai stato così nella nostra esperienza calcistica, quindi questa è la variabile impazzita che dovremo capire domani sera. Credo che sarà l'approccio alla gara, no? Riuscire, questa benedetta frase, l'approccio alla gara, che sembra che quando si perde non l'hai curata, invece la curiamo sempre noi allenatori, ma
poi i ragazzi si portano dietro le loro difficoltà, a volte i loro pensieri, ed ogni sera invece dovremmo fare un ingaggio veloce fin dal dalla prima palla, essere molto reattivi, molto combattivi, perché sarà una partita emozionantissima a mio avviso e durerà tanto, al di là di 90 minuti sarà una partita dove vedrà gli ultimi 20 minuti, nel caso in cui sarà ancora in equilibrio la partita sarà veramente vibrante. Gianluca Cascione, ragazzi, per il mezzogiorno, mi sembra una partita secca con le tante difficoltà del periodo. Possono essere determinanti tanto i singoli quanto i calci piazzati. In teoria la Giordana avrebbe qualcosa in più, e questo è comunque il suo timore. Sapevo già questo, in effetti, sì. La Mammarella è il più forte giocatore in questa categoria sui calci da fermo. Calci d'angolo, posizioni messe in mezzo, posizioni calciate in porta. È un grandissimo giocatore, veramente un atleta formidabile che, nonostante un'età non più giovanissima, ha giocato sempre in questo scorcio di playoff, sempre con ottimi risultati. E calci piazzati, certo che possono essere una variante impazzita, però Mammarella ci hanno loro e noi dovremo arrabattarci in qualche modo. Abbiamo anche noi comunque qualche giocatore abile nel calciare, anche se non siamo così specialisti, quindi saremo un po' più attenti fuori area a non commettere punizioni banali, perché insomma con Mammarella in circolazione non è il caso di dargli troppo morale. Mino Spalluto, Radio L, buongiorno, mi sei soprattutto è soddisfatto del tipo di lavoro impostato insieme al suo staff in queste settimane, oppure avrebbe fatto comodo un paio di amichevoli per raggiungere una migliore condizione atletica generale? Ah beh, un paio di amichevoli sarebbero state meglio, perché giochi contro squadre che non conosci, con un livello di preparazione diverso dal tuo, quindi puoi avere delle difficoltà e dare delle difficoltà diverse a quelle che sono le partite in famiglia, dove trovi un gruppo omogeneo come condizione, quindi magari anche ti conosci bene, non vai oltre certe, non alzi troppi toni, quindi le amichevoli sarebbero state importanti, ma non si potevano fare, nella nostra situazione non potevamo farle. Allora, Filippo Rattile, Teleregione, dice: mister, una mia considerazione, Paternale forte soprattutto nei singoli, Monopoli più collettivo, sei d'accordo con questa mia ultima considerazione? Ma sai, nei singoli di sicuro Ternana è la squadra più forte o tra le più forti, è normale che noi dobbiamo affidarci più al collettivo, la loro organizzazione è un sacrificio continuo durante la partita. Se ci fosse un mondo normale, un campionato normale, una serata normale, la Ternana è più forte del Monopoli, ma non quest'anno, non in questo momento, non domani sera, non deve succedere. Non può succedere perché noi siamo veramente vicini a un passaggio del turno che sarebbe per la città di Monopoli un evento storico, avvicinerebbe la città a un sogno magnifico che è quello di fare una Final Four, non possiamo farci scappare questa occasione. Loro sono fortissimi, ripeto, l'ho sempre detto e lo continuo a ribadire, ma lo siamo anche noi, lo siamo perché lo abbiamo dimostrato tutto l'anno. Dovremo fare una partita di cuore, perché giocheremo non solo per noi, ma giocheremo per una città intera, anche la Ternana, ma noi abbiamo qualche motivazione in più. Noi in questa serata qui, la Ternana l'hanno già avuti questi giocatori, hanno già passato, sono tutti dei grandissimi calciatori che hanno avuto un passato importante nelle varie categorie, qualcuno gioca in Serie A, quindi hanno già avuto grossi picchi adrenalinici. Per noi la serata forse è più importante della nostra carriera, quindi aspettiamo questa serata da tanti anni, noi che siamo da Monopoli da un po' di tempo, quindi non deve succedere quello che è successo l'anno scorso, noi dobbiamo passare il turno. Mister Danny Magrigo, Re dello Sport, la partita contro la Ternana crede possa decidersi a centrocampo guardando il valore e il modo di giocare di entrambe le squadre? Sarà importante spuntarla lì? Sì, il centrocampo sarà una chiave importante, il loro centrocampo è fortissimo e con tanti giocatori di grande livello, perché se pensi che possono schierare o Salzano o Palumbo come play, lo stesso Paghera o Lorenzo lo può fare, è una squadra che ha veramente anche dei ricambi straordinari di ruoli. Sì, e poi il nostro centrocampo è tonico, abbiamo anche dei ragazzi giovani dietro che hanno fatto una stagione molto molto importante, quindi lì si potrà decidere. E una delle chiavi della partita potrebbe veramente essere quella, sì.
Chiudiamo, Domenico Brandoniso, tutto calcio Puglia. Mister, la terza volta che incontra la stagione, incontra Ternani in questa stagione, due risultati utili su tre con precedenti confortanti. Però il primo presupposto per passare il turno è resettare quanto fatto finora, è d'accordo? Assolutamente, è iniziato un nuovo campionato praticamente. Non possiamo pensare, abbiamo vinto l'andata, faccio il ritorno, quindi siamo favoriti, non lo siamo. Favori sono a metà, perché dipende poi, ripeto, che tipo di partita riusciremo a impostare e come staremo. Di sicuro dovremo correre bene, correre tanto, ma non penseremo alle partite dell'andata e tanto meno del ritorno. È una partita nuova, come se fosse un altro campionato, quindi avanti con coraggio, con serenità, ma coraggio tanto, perché avremo bisogno di una prestazione da monopoli, no? Da squadra sanguigna che ha lottato contro tutto e tutti ancora per una stagione e ha dimostrato di non essere arrivata a un livello alto, perché comunque sia abbiamo finito il campionato con diversi punti di vantaggio sulla Ternana. Sì. E se la Ternana, forte com'è, è rimasta dietro noi, vuol dire che comunque la posizione ce la siamo meritata. Dobbiamo adesso dimostrargli che il terzo posto era realmente la nostra condizione giusta. Mister, per chiudere, appuntamento con la storia in un veneziani vuoto. Purtroppo cosa poi ci sarà la diretta Rai Sport, se vuole lanciare un messaggio a tutti i tifosi. Sì, lo voglio lanciare, sì, è un dispiacere per tutti noi protagonisti di tutte le squadre che stanno partecipando alle varie competizioni non poter avere la nostra gente negli spalti, no? Per poter avere anche per questa gente un po' di soddisfazione, un po' di gioia, al di là del risultato, ma ritornare un po' alla normalità, no? Con tutto quello che è successo. Un grosso dispiacere. Io quello che dico, ho avuto tanti messaggi in questi giorni dai tifosi, da signori di certa età, da famiglie, da donne, da bambini. E quello che mi sento di dire è che cercheremo di meritarci a fine gara l'abbraccio della città. Mi piacerebbe veramente qualificarci e poter andare in città dai nostri tifosi abbracciarci e gioire assieme di questa solicità che sarebbe avvenuta in quel momento, perché siamo a un passo da una cosa per Monopoli incredibile. Quindi l'ho detto ai tifosi già questi giorni, se le cose vanno come devono andare avremo voglia di andare insieme a loro a fare una serata di gioia, di festa, con tutti i protocolli e distanze giuste, ma ci piacerebbe poter andare in città e sentire quello che Monopoli ci ha fatto sentire quella famosa sera prima che succedesse tutto questo terremoto.